Riprendiamo la lettura del Pentateuco stamattina partendo dal libro dei Numeri, il quarto libro della cosiddetta Torah, della legge. Il libro dei Numeri è denominato così dai traduttori greci, la famosa traduzione della Bibbia dei 70, che a motivo del censimento del popolo, che è ricordato soprattutto nel primo capitolo, poi ce ne sarà un secondo di censimento ricordato più avanti, ecco, attribuisce a questo libro proprio il titolo di Numeri. Titolo un po' strano, forse nemmeno troppo bello, anche per riguardo poi al contenuto del testo stesso che va al di là dei numeri. In ebraico il titolo è Bemidbar. Sono le prime parole con cui si introduce questo libro. Nel deserto Dio parlò al suo popolo. Riprendendo proprio queste parole, nel deserto Bemidbar. Il libro, continuando la narrazione interrotta nel libro dell'Esodo, presenta sostanzialmente il viaggio che porta il popolo di Israele dalle pendici del monte Sinai sino ai confini della terra promessa, alle steppe di Moab, l'attuale Giordania. Esso contiene le istruzioni di Dio per affrontare con successo il cammino e al tempo stesso vuol far capire quanto sia faticoso per il popolo fidarsi di Dio e dei suoi legittimi rappresentanti. Il libro si può suddividere grosso modo in tre tappe, anche se all'interno di queste tappe diversi sono gli argomenti che si intersecano. La prima tappa, dal capitolo 1 al capitolo 10, è la preparazione del viaggio presso il Sinai. Si deve partire e lì accanto al Sinai cominciano a preparare il viaggio. Il testo si riallaccia espressamente alla rivelazione sinaitica. Su ordine del Signore viene attuato il censimento dei figli di Israele e alla tribù di Levi viene dato il prezioso incarico di prendersi cura della dimora, la tenda dell'incontro, che era al centro dell'accampamento, attorno dovevano mettersi le 12 tribù. Quindi, dopo i capitoli 5 e 6, il carattere legale e l'offerta dei principi delle tribù, si danno disposizione per ordine di marcia. Infine, sempre sul comando del Signore che precede il suo popolo, Israele parte alla volta della terra promessa. Nella seconda parte, i capitoli 11 e 21, è il cammino dal Sinai alle steppe di Moab. Tale cammino è caratterizzato dai peccati di Israele, primo fra tutti la ribellione del popolo all'ordine di entrare nella terra, nel capitolo 14. Dopo che gli esploratori vanno a visitare la terra, al ritorno il popolo ha paura. Ciò determina il decreto divino secondo il quale i figli di Israele dovranno rimanere nel deserto per 40 anni. Fino alla scomparsa di quella generazione infedele. La sezione contiene, oltre ad altri importanti testi legislativi, il rituale della giovenca rossa ed episodi famosi come il peccato di Mosè, la morte di Aronne, il serpente di rame. E infine è raccontata e narrata la conquista della Giordania, o meglio Transgiordania allora, quella che attualmente è la Giordania, dove si collocheranno, quindi a est del Giordano, alcune tribù di Israele. Nella terza tappa, dei capitoli 22-36, siamo dalle steppe di Moab verso il Giordano. Il passaggio avverrà poi nel libro di Giosuè. Il testo dei capitoli 22 e 23, al quale si possono aggiungere anche i capitoli 25 e 31, è dedicato alla figura di Balaam, il profeta pagano, implacabile avversario del popolo di Dio. Lo ricordiamo per chi ha un po' di dimestichezza con questo libro, con il famoso racconto della sua asina, e poi di quella maledizione che doveva pronunciare sul popolo, che invece
ecco, lo Spirito di Dio tramuterà in benedizione sul popolo di Israele. Il libro dei Numeri qui specifica la natura essenzialmente spirituale dei nemici di Israele. Questi, a motivo della potenza di Balaam e della sua astuzia, corre un pericolo mortale dal quale è salvato dal Signore. Il solo che possa annientare, umiliandolo, chiunque osi opporsi al suo disegno di salvezza. Dopo un nuovo censimento, quindi il secondo, al capitolo 26, la sezione che contiene altro importante materiale legale si occupa essenzialmente della terra promessa, la cui conquista è ormai imminente. Vengono pertanto ricordate le tappe del cammino, al capitolo 33, si delineano con cura i confini di quella terra benedetta, capitolo 34, che Israele sta per ricevere in eredità, quale dono del Signore. Le norme relative alla città rifugio e alla eredità delle donne sposate chiudono il libro, in quanto sono gli ultimi comandi ricevuti da Mosè nelle steppe di Moab, presso il Giordano di Gerico. Vediamo quindi che sin dall'inizio Israele appare in questo libro come l'assemblea di Dio, la comunità di Dio, che nell'ascolto delle sue direttive deve predisporsi a raggiungere l'obiettivo, la conquista della terra di Canaan. Il comando d'avvicinamento a questo obiettivo mette in luce l'incredulità del popolo e la nostalgia della dura schiavitù egiziana. Le direttive di Dio non sono accolte. Il popolo mormora. Il deserto diviene il luogo della crisi. Se la generazione del deserto, eccetto Giosuè e Caleb, non entra nella terra promessa, non è dunque perché Dio sia venuto meno agli impegni assunti, ma perché Israele non ha messo in pratica le sue direttive. Israele ricorderà sempre il lungo periodo trascorso nel deserto. I profeti vedranno in esso il tempo in cui Israele e Dio, soli sulla faccia della terra, hanno vissuto l'indimenticabile esperienza d'amore. Ma il deserto è anche il luogo della prova e della tentazione. In mezzo alle difficoltà della vita, nel deserto, Israele imparerà a farsi povero e a prendere coscienza della sua umile condizione. Vediamo quindi che il destinatario del libro dei Numeri è il popolo di Israele, che è invitato a rileggere il proprio passato per comprendere il presente. In particolare, le leggi e le istituzioni che raccolgono la sua vita culturale e sociale sono fatte risalire all'epoca mosaica. Ma così com'è, il libro venne letto dagli ebrei dopo il ritorno dall'esilio babilonese, verso il V-IV secolo avanti Cristo. Quindi, dopo un'altra esperienza molto tragica, rileggere il libro dei Numeri caricava di senso le difficoltà trascorse in Babilonia e il ritorno. Come ogni altro libro del Pentateuco, anche il libro dei Numeri presenta un quadro idealizzato del popolo santo e allo stesso tempo come la storia molto realistica della prima fase della sua esistenza. Il libro dei Numeri, in ambito cristiano, non gode di vasta popolarità. E se il suo destinatario è innanzitutto Israele, la Chiesa avrà sempre bisogno di questo libro biblico, che le ricorda di essere un popolo in cammino, un popolo di profeti, governato dalla parola del Signore e votato al suo culto. Dal racconto delle rivolte di quel popolo ancora in formazione si può ricavare un monito permanente. Quando San Paolo, per esempio, richiama ai Corinzi gli avvenimenti narrati nell'Esodo, dall'Esodo e dai Numeri, dice loro: «Tutte queste cose avvennero loro quale prefigurazione,
sono state infatti scritte a nostro ammonimento, prima lettera ai Corinzi 10:11. La riflessione dei numeri sulle molteplici crisi vissute dall'Israele del deserto può dunque ancora aiutare la comunità cristiana a meglio affrontare quelle che deve a sua volta incontrare. Il libro viene ad illustrare la scelta di un popolo di peccatori, destinato tuttavia a portare la benedizione di Dio all'intera umanità, assicurando la sua presenza in mezzo agli uomini. È un messaggio che la Chiesa avrà sempre bisogno di riascoltare, per restare fedele alla propria chiamata alla santità, senza perdere di vista la realtà degli uomini che essa raduna.